baby's a freak like me, and she knows just what I like. She carries all the keys to the places that no one dares to find. She won't tell nobody what goes on within these walls. Il francese Henri Pelissier stacca il gruppo e come un fantino si piega sulla sella, mentre gli avversari spingono in piedi sui pedali. Il giorno successivo, tra Brianson e Ginevra, Henri, in maglia gialla, parte di nuovo all'attacco insieme al fratello Francis e a un altro compagno. Stavolta ha la vittoria in tasca. All'arrivo a Parigi l'atmosfera è cambiata. I parigini festanti alla guida delle belle torpedo festeggiano la vittoria. Ma in prima d'ora il campione era stato accolto da tanto entusiasmo e da una folla che si accalcava nel Parco dei Principi. Il bel Henri Pelissier nella sua maglia gialla risalta e si contraddistingue dai suoi predecessori. Henri, con suo fratello Francis, viene ricoperto da mazzi di fiori. È infatti il primo francese a vincere il Tour dal 1911. Con il successo dei Pelissier, gli anonimi pionieri sono diventati dei giganti della strada. Giganti sì, ma con i piedi d'argilla. Un anno più tardi, dopo l'inizio della gara in Normandia, i fratelli Pelissier si ribellano. Al termine della seconda tappa, i fratelli decidono di incontrare il giornalista Albert Londres, che seguiva il Tour in quell'anno. Nessun giornalista sapeva denunciare le ingiustizie meglio di lui. Al bar della stazione di Coutances, i fratelli Pelissier denunciano l'abuso di cocaina, cloroformio e altre sostanze assunte dai ciclisti per non sentire le fatiche. E per protesta, abbandonano la gara. L'articolo, pubblicato dal Petit Parisien, fa scoppiare lo scandalo. Gli anni ruggenti sono una realtà prettamente parigina. Nel resto del paese, dove si producono più di 5 milioni di biciclette, non spetta alcun premio alla massa di operai. A fine anni 20, in pieno liberalismo, Henri Pelissier è il primo a capire che è possibile guadagnare anche senza essere in sella alla bici e diventa testimonial dei prodotti Automoto.